uno degli attaccanti più forti a cavallo tra gli anni 70 e 80, meno celebrato di altri suoi colleghi, ma bomber di assoluta efficacia ed affidabilità. Con gli anni diventa una bandiera dell'Inter, anche se nella memoria degli appassionati rimane impresso per sempre il terzo gol inflitto alla Germania nella finale mondiale dell'82. Traversone, Altobelli, e sono tre, Altobelli, terzo gol di Altobelli. Altobelli è un centravanti atipico, fisicamente è esile, non a caso lo chiamano Spillo, dunque non è il classico sfondatore. In compenso è alto ed eccelle nel gioco aereo, inoltre nonostante la statura risulta molto abile ed efficace nel gioco breve, non gli manca poi il senso dell'opportunismo, il tutto condito da una notevole concretezza in fase realizzativa. Quando la situazione lo richiede può adattarsi anche a fare la seconda punta, senza che questo ne intacchi il rendimento. Il suo esordio